generale Spampinato. Questo non diciamolo troppo presto. Prego. Ah, chiedo scusa. Generale Spampinato. Si accomodi, generale. Prego lì, stia attento a non inciampare nel filo. Buongiorno, generale. Stia attento al filo. Si accomodi, prego. Guardi, legga per cortesia quella formula che ha lì vicino. Grazie. Generale Spampinato, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Vuol dare generalità al segretario, per cortesia. Ignazio Spampinato, nato a Catania, 19-2-27, residente a Firenze, via Lorenzoni 6. Può rispondere alle domande del pubblico ministero, prego. Una domanda molto in breve. Lei ricorda di essersi interessato del caso Foggi di Nuccio 6 giugno 81? E quale fu l'incarico che ebbe? Sì. Innanzitutto, se per caso andò sul fu incaricato di andare sul posto dell'omicidio o no? No, non ho fatto il sopralluogo e sono stato nominato perito balistico insieme al dottor Nunzio Castiglione e all'ormai defunto generale Zuntini. Ricorda, generale, quindi se il caso fu esaminato dopo con calma, quindi lei non andò sul posto sulla base dei bossoli, dei reperti, dei proiettili che avevate e di quello che sapevate dalla polizia e dalla medicina legale, così? Sì, sulla scorta dei rilievi tecnici di polizia giudiziaria e dei reperti. Lei ricorda il caso dal punto di vista balistico perché ha riletto la relazione, lo ricorda di suo o non lo ricorda? No, ho provveduto a rileggerla. Molto bene, grazie. Ricorda dal punto di vista balistico della ricostruzione della dinamica di questo episodio se e quanti colpi, cioè non se ovviamente, quanti colpi furono sparati, in che modo e se i reperti dei colpi corrispondevano a quello che fu trovato sul posto? Furono trovati 7 bossoli, quindi furono esplose 7 cartucce, suppongo. Ecco, benissimo. E proiettili? E 6 proiettili. Quindi uno non si trovò. Il mancante proiettile, scrivemmo, essendo probabilmente quello che alla fine della sua traiettoria dovrebbe aver attraversato la coppa sinistra del reggiseno della Denuccio per procurarle infine la superficiale lesione alla mammella, potrebbe essersi perso durante il successivo spostamento del corpo della vittima operato dall'omicida. Senta una cosa, generale. Quindi noi e voi avete avuto reperti per 7 colpi. Fu identificata in quel momento l'arma o il tipo di arma o i tipi di modelli che avevano sparato? Sì. Ci può dire qualcosa? Voi allegaste addirittura un prospetto e io volevo se ci può dare qualche delucidazione sul tipo di arma identificata o il tipo di armi possibili e il numero dei colpi che fu sparato. 7 come conciliabile, in altri omicidi sono più colpi diversi, cioè come conciliabile il numero dei colpi. Anche se qualcuno poi non era perfettamente certo, non dei periti. Di voi tre. No, rimaniamo su voi tre. Io dicevo come è compatibile l'arma identificata con il numero di proiettili, soprattutto con A di bossoli, chiedo scusa, con altri omicidi che oggi sono contestati. Come mai l'arma che voi identificaste ha potenzialità maggiori di 7 o no? Ah, vuol sapere se nel caricatore e nell'arma si possono introdurre 7 o più colpi? Esatto. Voi identificata. Nell'arma ci sono, nell'arma che, di cui ho detto prima, il caricatore è capace di 8 cartucce. Una nona può essere introdotta in canna. Ci sono dei modelli di quell'arma, come voi avete scritto, che addirittura c'è qualche possibilità superiore o no? Il massimo sono 9. Senta, io dico, a me non risulta. No, glielo chiedo. A me non risulta
Peraltro devo dire che nel precedente omicidio di Borgo San Lorenzo il perito d'ufficio ipotizza 10, addirittura 11. 11 colpi, e in una ricostruzione che noi avemmo a fare più avanti io feci uno schema e misi un asterisco vicino a questi 10-11 colpi, perché non mi tornava tanto. Oggi ha possibilità, cioè, di... io mi espressi dicendo 10-11 colpi per quanto detto dal perito d'ufficio, e mi fermai lì. Ecco, oggi ci può dire qualcosa di più o rimangono sempre tutti questi suoi dubbi, che più di 9 non si riesce? No, io non posso dire nulla di più, salvo a rivedere integralmente quella che è la perizia e tutto l'incartamento sul quale ebbe ad operare il perito d'ufficio. Bene, io non ho altre domande, grazie. Prego. Generale, avvocato Bevacqua. Grazie. Lei ha fatto questa perizia e poi ne ha fatte, credo, altre, no? Sì, ne ho fatte diverse altre, fra cui, quella riferita all'omicidio di Stefano Baldi e Susanna Cambi, quella riferita all'omicidio di Migliorini e Mainardi, più altre due che si riferiscono e attengono a questo processo sugli elementi repertati presso il domicilio dell'imputato. Senta, la domanda che le faccio, sulla base così della sua esperienza, direi abbastanza riconosciuta un po' da tutti noi e della sua conoscenza diretta di questi problemi, per poter ritenere che un'arma, cioè che un proiettile sia stato sparato da una stessa arma, cioè più proiettili siano stati sparati da una stessa arma, non so se sia vero, così me lo dica se è vero o non è vero, che il dato più significativo, più importante, direi decisivo, sia quello della percussione del bossolo, o no? Allorché la cartuccia viene fatta esplodere, ci sono alcuni elementi che si ripetono in questo meccanismo che è operante ad una temperatura elevatissima. Alcuni permangono sul bossolo: la percussione, l'estrazione e, se non è un revolver, l'espulsione. Non ho capito, l'espulsione? L'espulsione. Ripeto, la percussione sulla parte della culatta, diciamo. Del fondello. Il fondello. L'ultima parte, la parte, diciamo, la base di. La base inferiore del fondello. L'espulsione sulla base, anch'esso, sulla base posteriore del fondello. L'estrazione sulla superficie laterale del bossolo stesso. E poi ve ne sono altri che sono quelli dovuti al trafilamento del proiettile attraverso la rigatura di canna, se c'è. Sono segni che si ripetono, che in alcuni casi ci permettono soltanto di individuare il tipo di arma, in altri casi il confronto fra due reperti ci permette di dire se si tratta o meno della stessa arma. Ecco, senta generale, siccome qua mi pare che di proiettili ne abbiamo, cioè di bosso ne abbiamo tantissimi, per i vari omicidi che si sono verificati in questo lasso di tempo piuttosto ampio, ma insomma si sono verificati, volevo domandarle, se lei ce lo può dire, questi bossoli, i bossoli, perché noi abbiamo dei bossoli, poi vedremo se ci sarà anche qualche altra cosa, su questi bossoli non sono state sempre ritrovate, reperite, riscontrate le stesse, gli stessi segni, gli stessi segnali? Cioè su 7 bossoli 2 hanno certi segni, 4 non ce l'hanno. Come mai? Diciamo che i segni li devono avere tutti.
si tratta di individuare quali hanno una certa, tra quali ci sia una certa identità, e quelli sui quali l'impronta è così labile o è trascinata o è coperta da altri segni parassiti, per cui attentare un giudizio di identità non è corretto. Oh, quindi il segno fondamentale, quello che è sicuramente indistinguibile o distinguibile, a seconda da che parte, da quale punto di vista si vuole guardare questo tipo di materia, è quello della percussione. Non è solo quello della percussione. Oserei dire che nella fattispecie, io ormai questo posto me lo ricordo a memoria, questi posti. Siccome sanno tutti sulla percussione c'è un segno particolarissimo, una piccola escrescenza in basso a sinistra, che addirittura va guardata con un fortissimo ingrandimento. Poi c'è un segno dell'espulsione, è caratteristico. Di espulsione. È un segno fatto da tre segni ripetuti dello stesso espulsore, quasi ad indicare, anzi ad indicare, che la molla dell'asta guida molla è svergolata, cioè dire, subisce nel distendersi tre tempi di arresto che obbligano l'espulsore a praticare tre diversi segni. Assomigliano, sono tre cerchietti, uno intersecantesi con l'altro, quasi a formare, consentitemi l'immaginifico, insomma, un grappolo d'uva. E questo c'è in tutti quelli sparati? In moltissimi di quelli sparati. Moltissimi, non in tutti. Non in tutti, perché in alcuni, ripeto, o i segni sono stati coperti da altri segni parassiti, quali potrebbero essere l'urto contro lo stesso terreno o roba del genere, oppure non sono deboli e quindi non sono certi. Senta, e questo tipo di segnale, così come quello della percussione, si possono ripetere anche in altre armi identici oppure no? Cioè, sono le armi che sono state da voi visionate, credo siano tantissime, mi pare qualche centinaio. Alcuni avevano delle caratteristiche pressoché identiche, se lo ricorda? Noi abbiamo fatto una perizia in tre tempi su delle armi dello stesso tipo e dello stesso calibro raccolte nell'Interland fiorentino. Credo si sia trattato di 600 o 700 pistole. E tutte queste pistole hanno sparato 4 o 5 bossoli. È stato fatto uno screening e ne sono stati messi da parte per riverificarli, esclusi quelli che certamente non potevano essere stati esplosi da quell'arma, intendo quella incriminata, ne sono stati messi da parte credo 30 più o meno. Qualcuno portava questa traccia, ma non portava quella di percussione e quella di espulsione. Qualcuno portava quella di espulsione, ma non portava quella di percussione. Cioè dire, noi abbiamo dato un'identità, non solo sull'identità dell'impronta di percussione, di espulsione, di estrazione, ma anche sul loro reciproco orientamento. Ecco, mi scusi, lei ha detto che qualcuno portava identità di percussione, altri identità di grappolo d'uva, mi scusi, va bene? Di espulsione. Vedendo lei, onomatopeico, quindi cerchiamo di grappolo d'uva, altri non avevano l'uno e l'altro. Certo. Per cui la percussione diventava un elemento fondamentale. No, non direi che è un elemento fondamentale, perché... No, non lo capisco, scusi. Perché... Cioè uno di questi elementi era fondamentale. Ma non ci si può basare su un solo elemento, perché se poi si va a guardare a fondo quello che noi chiamiamo il fondo del cratere, e poi le differenze emergono, cioè dire la percussione da sola non è un dato
certamente indicativo, salvo che non si facciano delle osservazioni ad altissimo ingrandimento e non si sia fortunati, perché intendiamoci, questi segni che sono peculiari di quell'arma potrebbero non esserci. Faccio un esempio: se si comprano due revolver, due pistole perfettamente nuove, tutte e due lasciano dei segni che sono identici, ma identici perché sono stati costruiti con lo stesso attrezzo. Quello che dà l'identità non sono i segni di classe o di tipo, sono i segni dovuti all'usura dell'arma che introduce nuovi elementi. È quello che le volevo domandare, mi scusi colonnello professore. La domanda è questa: se è vero come è vero che allorché vi siano tre segni in un bossolo e tre segni identici nell'altro bossolo, si ha la certezza che questi due bossoli sono stati sparati dalla stessa arma, giusto? Certo. Se invece ci sono tre segni da una parte e due segni dall'altra che coincidono, questo bossolo non si sa se è stato sparato dalla stessa arma. Beh, a questo punto sarei dire, su tre segni, due sono identici, c'è da porsi il problema, il terzo ne differisce? Perché se ne differisce ovviamente non sono identici, ma se non lo possiamo leggere o non siamo in grado di esaminarlo, il discorso muta. Muta in che senso? Muta nel senso che si deve dare quantomeno un'altissima probabilità che si tratti della stessa arma. Beh, ma non una certezza non si può dare. La certezza no. Perché se quel segno fosse diverso, il terzo segno è chiaro che siamo diversi. C'è il 50% di probabilità. No, direi che c'è un'elevata probabilità. Io adesso non saprei valutarla perché e non credo che esistano i termini per valutarla, ma c'è una grossa probabilità che essendo leggibili soltanto due segni, se c'è l'identità in questi due segni e non c'è nel terzo, la probabilità è quantomeno molto elevata. Ecco, ma se c'è il terzo che è diverso, esclude no, completamente. No, se c'è il terzo che è diverso non c'è problema, è diverso. Quindi è 50%, caro. No, no, se c'è il terzo che è diverso è tutto diverso. Quindi siamo al 50%. Ma io non lo saprei valutare, onestamente. No, perché o se c'è è quello. No, se non perché... c'è non è quello. Presidente, scusate la mia scarsa capacità di capire a quest'ora, ma di cosa e no, su no, quale omicidio capiti. E su quale pistola e su quale caso stiamo intrattenendo il testo? In generale, ma si discetta in generale, grazie. Direi che ci sono le perizie. Mi bastava questo. Si discetta in generale. Bene, io non ho domande, grazie. Grazie, generale. Può andare, generale, buonasera. Dai,